Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Ok, gente, ancora una volta ciao. E sì, la voce sincronizzata del video è incredibile. Andiamo. Andiamo. Temo di avervi offeso. Giustizia, giustizia. Via di qui. Perché vi comportate in questo? E non si arrampicano. Questo deve essere una cosa molto brutta. Comunque continuiamo. Andale, andale! Sì, comunque si anche notare com'era l'espressività nel viso di Claudia. Una cosa incredibile. Ah sì, anzi, in 5 minuti non ci avrei mai fatta, anche perché sono già ormai 3 minuti. Ma che siete fuori di seno? Perdonatemi, ma sei... No, ma perché? Voglio andare dietro di me. Meglio. Ragazzi, non è giornata. Per fortuna ci sono stata anche l'ultima. Non riesco a fare. Vabbè, questo ragazzi è comunque il mio per terzo, quart'ultimo episodio, che non è neanche una parola. Per il semplice fatto che registrerò due episodi, tre episodi di Assassin's Creed di Halo 4. Hallo Wars. Mi sta scappando, fermatelo! Subito! Attenzione, più veloce! Non lo vedo! Lo vedo! Là! Gesù mio! Salvami! Lo fermate! Il Dio mi aiuta! Un assassino! Salvatemi! Salvatemi! Conviene morire subito, fellone! Datemi una spada! Quindi siamo anche contro attaccare con la lama celata? Questa è mia nuova. Posso... Dammi la spada, non voglio cadavere, il cadavere è inutile. Diavolo, un altro cadavere. Cos'è successo qui? Gli alieni, secondo te, sono morti. Bisogna fuggire, subito! Mamma mia. Ma non vi fermate a combattere!
Lo so, c'è. Se lì picchia. Dietro di me. Che la cosa sta andando peggio del previsto. Qualcosa vi affligge, amico. Si muove agile lesto. Gente innocente, niente di male. Alla siete stato un giovane eroe determinato. Quanto voglio uccidersi. Ragazzi, ditemi quanti di voi che hanno giocato a sé a questa Assassin's Creed e non hanno mai ucciso uno di questi due qua. Cioè questi tipi qua. Io. Tutti quanti anzi non ho ucciso nemmeno una volta. Ho pezzi di sangue. E stati pam. Pam. Allora. Non so cioè, se qualcosa mi sono già dimenticato, quindi. No, ho schifo. Ah, giusto. Che pugno. Comunque, ragazzi, c'era una volta, tanto tempo fa, un paio di settimane fa probabilmente, un'immagine di carina per luce che ho trovato su internet. Che ovvero, anzi, c'è Ezio che cadeva, si era morto. E invece il tipo è che viene a cantare. Dio mi aiuti! Sono una donna onesta! Il motivo per cui ragazzi mi sto picchiando comunque è perché li avrei pieghi comunque. La cosa che stai prendendo te? Ce n'era uno qua. Sì, seguitemi. Un cavallo no? A piedi? Cioè c'è uno qua a piedi fino a Monteriggio? Bene, dico. Come è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Faremo mai ritorno? Anche no. Non lo so. Tu andare, andare. Che accadrà alla nostra casa? Non lo so. Venduta. Hanno avuto una degna sepoltura? Sì, l'hanno avuta. Sì, comunque in realtà ragazzi per sapere come appunto ci sarà questa linea su culture, ragazzi, bisogna sempre giocare a Brotherhood tramite uno dei ricordi ragazzi di Christine, uno dei ricordi appunto ragazzi di Christine che fa vedere il tutto. E ora stiamo parlando ragazzi, di questa cosa qua, di scoprire l'ultimo ricordo di Christine, ragazzi, è bellissimo, voglio farlo. Chaser e dei pazzi con le sue legioni, non è una pazza, non mi boggia, colpa mia. Che bello schermo bianco, che bello schermo bianco. Carica tutto, ma è sempre bianco lo schermo. Eccolo qua. Toscana, 1466. Non manca molto. Grazie a Dio. Bene. Qui, avanti.
Comunque, zitta, piccola curiosità su appunto questa cosa qua, ovvero ogni cosa che acquisterete nel gioco, ovviamente, armi, armature. Buongiorno Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? Due nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte. Ok, la piscina ha fatto che ti ucciderò malissimo perché... mi ha interrotto mentre parlavo in più, ce l'hai con noi. Questo gioco mi è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria! Abilità! Fatti vedere! Come desideri! Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Fuggi, fuggi, non ci vanno all'uscita. No, no, fatevelo scappare. In esempio c'era sopra, non essere il fatto che qua ogni cosa che acquistate andare a influire sul guadagno della villa. Quindi okay. Quindi armi, armature, quadri, cose collezionabili, tutto. Tutto quanto ragazzi andare a influire qua sulla villa. Nella schiena. Abbiamo impiantato la spada dove non batte il sole. Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Ti ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario. Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile. Venite, dobbiamo condurvi via di qui. Comunque ragazzi, io concludo qua questo episodio, andrò subito a registrare i tre episodi di Halo War e ci vediamo in un futuro episodio. Ciao a tutti ragazzi, e magari prima sopra registrazione.